Allora, Max, ti vedo pronto per affrontare l'avventura dei mondiali di pattinaggio artistico dall'altra parte del mondo. Insomma, saranno notti di fuoco, notti anche ovviamente divertenti, perché ci aspetta una bella edizione, no? Di mondiali, mancano i russi e questo fa in modo che insomma, cioè, ci sia un po' di così, non siano gare proprio del tutto regolari, no? Però, bello, bello poter vedere i grandi protagonisti di questo mondo, no? Ma è sicuramente un mondiale in tono minore per i motivi di cui sopra. Poi per l'Italia ovviamente ci saranno possibilità in più di ben figurare. Non ho idea di che quale tipo di spettacolo ci possa poi essere. Ecco. Sicuramente questo è un pattinaggio che a me appartiene poco e che mi piace meno, ma questo è un altro discorso. Vediamo. Io onestamente ho difficoltà a indicare un nome. Sì, ecco, volessi cavalcare l'onda, ti direi Ilia Malinin, perché è uno che prima o poi, se non si sbriciola in qualche modo facendosi male, arriverà a completare in gara tutti e sei i quadrupli. Mi pare che lo scenario sia questo, e uno che maneggia sei quadrupli è difficilmente battibile dalla concorrenza, no? Con il regolamento attuale, io non lo so se il regolamento del 2026 sarà quello attuale, non ho la possibilità di sapere quello che avverrà. Sicuramente qualcosa dovrà cambiare nel pattinaggio di figura, perché vedi, se Anyu Yuzuru organizza spettacoli per il Giappone e fa il tutto esaurito con, che ne so, 40.000 paganti più altrettanti paganti nei cinema e un numero non identificato di persone che sottoscrivono abbonamenti per vedere le sue esibizioni. E al contempo, durante il Grand Prix, non riesce in alcuna maniera a riempire le arene che ospitano le gare, evidentemente un problema c'è, no? E forse bisognerebbe capire quale possa essere questo problema. Perché la grandezza di Agnew non è assolutamente in discussione. Chi non la riconosce probabilmente ha dei limiti suoi e va bene, ci sono anche persone, ci sono anche terapeutisti, no, al mondo, quindi voglio dire, perciò ci può essere anche chi non riconosce la grandezza di Agnew, va bene. Però è un atleta che ha cercato di diffondere un certo tipo di idea di pattinaggio, sia da atleta che adesso da ancora atleta, ma tra virgolette professionista, performer, no? Perché sostanzialmente crea spettacoli di cui è il protagonista. Il fatto che la gente sia più interessata a questo e non alle gare è assolutamente in controtendenza con quello che si è visto per una vita. Cioè, per quelli che arrivano dall'agonismo e per una vita hanno seguito gare, il fatto di essere più attratti da un'esibizione di Agnew al di fuori della gara, è molto singolare, però deve far riflettere, perché evidentemente significa che l'idea del pattinaggio che International Skating Union sta portando avanti non è vincente. Probabilmente l'idea di un pattinaggio più equilibrato, no? Come quello di Agnew, forse appassiona di più. Poi attenzione, che Agnew è uno che ha stabilito dei record relativi ai salti quadrupli, e più di uno. Cioè, al di là del fatto che abbia eseguito per primo nella storia il quadruplo Rydberger, va bene, ma se andiamo a vedere anche i quadrupli eseguiti nella seconda metà, no? Il primo record di quel tipo viene stabilito da lui, il numero di quadrupli e tante altre cose. Cioè, lui nel suo percorso chiaramente ha utilizzato i quadrupli a suo vantaggio, ma sono sempre stati salti inseriti in una storia, in una coreografia, no? Non salti che in automatico diventavano l'unico elemento di attenzione del programma. Ok? Perché c'erano i quadrupli all'interno di una storia. Ed è quello che non vedi adesso. Tu adesso vedi delle grandi rincorse e dei salti quadrupli, spesso e volentieri tecnicamente non ben eseguiti, ma che secondo i giudici meritano più 3, più 4, più 5, no? E quindi quell'idea di pattinaggio che aveva in testa Agnew è venuta meno nel tempo, no? C'è altro.
se il pubblico è più interessato all'idea di Agnew e non all'altro che c'è ora, forse che il dovere dovrebbe interrogarsi sul perché di questa situazione. Io penso che Agnew, per ovvi motivi, non tornerà più all'agonismo. E ha ragione, perché chiaramente si avvicina anche lui alle 30 primavere, ha vinto tutto quello che ci fosse a disposizione, ha riscritto la storia di uno sport. E in questo momento Agnew è più forte del pattinaggio di figura agonistico. Non ci sono dubbi su questo, perché il seguito che Agnew non è quello del pattinaggio di figura agonistico. Io, per non saperne leggere né scrivere, se fossi presidente di International Skating Union, farei una bella riflessione. Probabilmente farei anche piazza pulita di tante figure che sono lì da tempo. E poi andrei da lui e gli direi: ascolta, abbiamo un problema. Io sono nuovo, perché mi hanno eletto da relativamente poco tempo, mi sono accorto che c'è un problema. Lo risolviamo insieme? Cioè, sì. Qual è la strada che deve prendere questo sport per essere nuovamente attrattivo? Ci puoi aiutare? Ci vuoi aiutare? Dimentica tutto quello che ti abbiamo fatto, perché te ne abbiamo fatte di tutti i colori nell'ultimo periodo. Questo è evidente, perché nel rispetto del regolamento avremmo avuto classifiche diverse in varie gare, no? E la posizione di Agnew sarebbe stata differente. Ma tu, Yuzuru, dimentica tutto questo, aiutaci. Ecco, questo è quello che dovrebbe fare il presidente di International Skating Union. Perché non lo farà mai? Perché evidentemente le figure che ha intorno gli dicono altro. Poi, è verosimile che in Giappone ci possa essere anche il pienone per i campionati mondiali, quantomeno per le gare maschili e femminili, che non a caso sono prime time, cioè sono collocate in un orario tale da consentire al pubblico giapponese di essere presente in grande forza. Dubito che per danza e coppe d'artistico ci possa essere tutto esaurito. Se poi venisse smentito, bene, uguale. Però in Giappone comunque il pattinaggio è seguito, in qualche modo penso che si troverà la soluzione per avere tutto esaurito. Ma altrove la situazione qual è? Cioè, noi abbiamo, come Italia, abbiamo organizzato una finale del Grand Prix a Palavela e erano più gli spazi vuoti. Potrei scomodare le tappe del Grand Prix disputate in Nord America e le federazioni del caso, quella statunitense e quella canadese, in particolare quella statunitense, hanno fatto il possibile per trovare contesti di gara dalle dimensioni ridotte, no? Quindi con al massimo 3.000-3.500 persone di capienza. Non hanno riempito. La Francia non lo fa neanche a scomodare, perché io mi domando ancora oggi perché la Francia debba ospitare una tappa del Grand Prix. Cioè non c'è una ragione in questo momento valida perché la Francia possa avere una tappa del Grand Prix ogni anno. L'organizzazione è scadente, i posti dove si va a gareggiare sono anche peggio, e il pubblico... Non ci sono sponsor francesi? È un retaggio storico. Per dire, in questo momento l'Italia avrebbe più legittimità di avere una tappa del Grand Prix rispetto alla Francia. Non contesto la Finlandia in alcuna maniera, perché i finlandesi cosa hanno? Hanno degli impianti all'altezza, ok? Sanno trattare il ghiaccio, perché sono dei maestri nella preparazione del ghiaccio, quindi lì cose strane non ne vedi. Poi il pubblico, a seconda delle situazioni, è tanto poco, questo è un altro discorso, però la Finlandia la salva ancora in un calendario del Grand Prix. Però la realtà è che si fatica a portare la gente a vedere il pattinaggio. Una volta non era così. Chi è stato presente alla finale del Grand Prix di Torino, non l'ultima, quella precedente, ok? Sì. Si ricorderà di file chilometriche per raggiungere Palavela, perché in ogni angolo c'erano tifosi che arrivavano per acclamare Agnew, no? Adesso non è così. Perciò, cioè, sai, a un certo punto verrà meno anche l'interesse ad organizzare gli eventi. L'evento ha delle spese, cioè deve avere una sostenibilità economica per essere organizzato. Cioè, io, federazione di qualunque paese, che mi offro di ospitare il Grand Prix, cioè, devo avere comunque un ritorno, cioè devo avere la possibilità di andare in attivo o comunque di non andare in perdita. Ma se il pubblico non arriva, e cosa devo fare? Poi sì, posso andare a regalare i biglietti per le scuole, ok? E fare in modo che ci sia il pienone, sì. Ma neanche così riesce a riempire. Quindi io ho cercato di dare degli elementi affinché determinate cose vengano comprese. Poi
Di certo questa puntata verrà tradotta in altre lingue e il mio verbo circolerà. Io parlo con assoluta serenità e io non sto criticando nessuno, non è il mio obiettivo. Ormai sono già in un'altra dimensione, no? Finito il tempo delle guerre, non ne vale la pena. Però io auspico che chi di dovere inizi ad allargare gli orizzonti e capisca che è arrivato il momento di fare un intervento. E se vuoi salvare questo pattinaggio, ritardo di credibilità, puoi fare una sola cosa. Andare da quel ragazzo giapponese di nome Yuzo Zoro e mettergli in mano le chiavi del giocattolo, dicendogli: noi non siamo stati capaci. Pensaci tu, fai tu, noi ci atteniamo a quello che decidi tu. Cioè, se il pattinaggio deve andare a sinistra, noi andiamo con te a sinistra, però decidi tu. Cioè, questa secondo me è l'unica via oggi percorribile. Mi dispiace, questo non è una critica agli atleti, gli atleti si alzano la mattina alle 5, sputano sangue, si impegnano, fanno di tutto di più. Questa è una considerazione che parte da una difficoltà oggettiva generata da mille problemi. Il regolamento, la sua applicazione, di tanto in tanto la competenza di tanti giudici, la mancanza della tecnologia in questo sport, perché non deve essere l'occhio di Massimiliano Ambesi a decidere se un quadruplo è ruotato. Perché per l'occhio di Ambesi è ruotato, per quello di Paone manca un quarto, e allora cosa facciamo? Chi decide? Decidi tu? E allora a maggioranza ti schieri con me o con lui? Questo non può essere il modo di giudicare uno sport olimpico. Le rotazioni dei salti, le rotazioni delle trottole che sono fondamentali per ottenere dei livelli, vanno calcolate da dei software creati ad hoc. In tutti gli sport vengono utilizzati questi strumenti, non si capisce perché nel 2023 nel pattinaggio di figura non ci sia un software in grado di dirti quale sia la tua rotazione, a quanto possa ammontare, no? E poi le regole le declini sul software. Quindi salto completo, valore pieno, manca un quarto, X valore che si deciderà, manca metà, salto degradato, no? Quindi da quadruplo diventa triplo. Ma è questo che bisogna fare. Ma non deve essere l'occhio umano a giudicare. Cioè l'occhio umano dà già valutazioni riguardo la qualità dell'elemento, riguardo le componenti del programma. Non può essere l'occhio umano a stabilire se in una trottola ho fatto 8 giri, no? Certo. Se e mi viene in mente il campione olimpico a caso, la mia posizione su una trottola bassa è corretta, no? Perché la gamba su cui poggia il peso, ok? La coscia della gamba su cui poggia il peso deve essere parallela a ghiaccio, no? Per l'occhio umano magari lo è. In realtà quella è una posizione sbagliata. Guardi un, e c'è, guardi e c'è un chi replay. E c'è chi prende il punteggio pieno. Allora no, a questo punto io voglio che sia la macchina a stabilire se la mia six pin del caso sia conforme al regolamento. Cioè io non sto chiedendo la luna, sto chiedendo la giustizia, la correttezza. Aniu su questo tema ha fatto una tesi universitaria, no? Utilizziamola, quindi chiamiamolo, coinvolgiamolo e troviamo una soluzione. Ripeto, a Saitama è verosimile che per le gare in singolo ci sia tutto esaurito, ma se tu quei campionati mondiali li avessi collocati altrove, che ne so, Madison Square Garden, New York, ok, magari libero dagli impegni di pallacanestro e di altro, non lo riempivi. E non ci andavi neanche vicino. È questo il problema. Quindi io credo che ci si debba interrogare, qualcosa a cui abbiamo detto, i mondiali li seguiremo, ci mancherebbe, andremo a raccontare ed enfatizzare grandi prestazioni, se ci saranno, ci mancherebbe, nulla contro gli atleti, ma è evidente che la strada in questo momento sia in grande salita e se qualcuno non l'ha capito evidentemente ha dei grossi problemi e quindi o andrebbe aiutato o rimosso dalle posizioni che occupa. Così parlò Massimiliano Ambesi.